Napoli ha bisogno ora di normalità. Napoli ha bisogno soprattutto di normalità di comportamento. Non è possibile, molte volte mi dà fastidio quando si parla male di Napoli soltanto dal punto di vista delinquenziale. Assolutamente non è così. Napoli è piena di turisti. Napoli e provincia è piena di turisti. Ogni giorno sbarcano migliaia e migliaia di turisti grazie anche al porto turistico che noi abbiamo qui su Napoli. Napoli è una città veramente che merita tantissimo e, ripeto, ha bisogno ora di normalità di comportamento. Ecco perché io penso che il cittadino non può assolutamente inventarsi le regole e utilizzare le regole a suo piacimento. Stiamo lavorando pertanto moltissimo insieme alla polizia locale sul parcheggiatore abusivi, stiamo lavorando moltissimo sui motorini guidati da ragazzini senza caschi, guidate da 2-3 persone che possono sembrare in altre realtà, ma come? A Napoli facciamo anche questo, certo, oltre all'attività repressiva forte stiamo facendo ancora questo proprio per contribuire insieme a tutte le altre forze dell'ordine e quindi anche la polizia locale a rendere questa città maggiormente vivibile, cercando proprio di dare una risposta concreta alla gente di Napoli che vive, che è una gente seria, laboriosa, ma soprattutto che ha veramente tanta tanta umanità, tanto cuore. Allora ecco perché l'appello che io rivolgo è cerchiamo veramente tutti insieme di capire qual è lo sforzo che tutte le forze di polizia stanno facendo per cercare tutti insieme di fare in modo che le regole vanno rispettate per quello che sono e nessuno si può inventare regole nuove a proprio piacimento. Concludo con le festività. Da parte mia ovviamente rivolgo a voi che avete un compito importante come noi. Voi avete il compito quello di dare informazione, quell'informazione corretta, quell'informazione che va a influire anche sulla percezione della sicurezza. E quindi ecco perché è importante il rapporto costante per fare in modo che le notizie che vengono date siano notizie vere e soprattutto aderenti alla realtà, senza fantasticare, senza titoli ad effetto e quindi creare poi chiaramente soltanto quegli scoop che poi creano soltanto allarmi sociali. E allora in questo periodo di festività stiamo aumentando anche la nostra presenza, come dicevo, visibile sul territorio, con le pattuglie piedate. Stiamo, avete visto anche nel centro città, così come anche nei vari comuni di tutta la provincia dell'Interland, ci sono tanti tanti carabinieri per strada, oltre le pattuglie automontate, ma anche la pattuglia piedata, il famoso carabiniere di quartiere, che si ferma nelle strade, che si ferma a parlare col cittadino e che rappresenta in città, così come anche nell'Interland, l'unico punto di riferimento, soprattutto laddove noi costituiamo unica forza di polizia. E in città, e soprattutto in periferia, sono tante i comuni dove la stazione è l'unico punto di riferimento dello Stato. Io auguro a voi un sereno Natale e per veramente il vostro tramite, ovviamente, rivolto tutti i napoletani, un Natale sereno, un nuovo anno di tanta tanta serenità e soprattutto con tanta maggiore sicurezza, con l'aiuto di tutti, non soltanto le forze di polizia, ma anche da parte di tutti i cittadini, il cui invito che io faccio sempre, non dovete avere dubbi a chiamare il 112 o il 113 laddove vedete situazioni sospette, laddove vedete delle situazioni anomali. Questo consentirà alle pattuglie dei carabinieri della polizia di intervenire tempestivamente per evitare che quello che magari inizialmente era un semplice sospetto poi si concretizzi. Auguri a tutti e buon anno.